Programma 3, programma 3. Adesso andiamo dalla parte superiore del corpo alla parte inferiore del corpo, ok? Perché questa cosa è importante per allenare sia le braccia che le gambe, ma in questo caso non uso gli elastici, ma uso te stesso come peso. Di nuovo, power, P, 3, start, e lui comincia a bascolare. Siamo a livello 5, livello 5, che vuol dire il livello di base sta sempre crescendo con noi, il livello, diciamo, di scatto un po' più intenso, anche lui si sta, diciamo, aumentando, e non solo, anche il minutaggio. Ok, così piano piano andiamo avanti. 7 minuti di lavoro, 7 minuti di risultati. Allora, su, e addominali rimangono tesi, ok? E mani di fronte a voi. A questo punto cominciamo a riscaldare anche i nostri pettorali, perché dopo andremo giù a lavorare anche i pettorali. Ok, si sta lavorando di più. Tieni la posizione, spingi con le mani, ok? Perché quando ripassa il prossimo scatto scenderemo, appoggeremo le nostre mani sopra Vibra Power. Ma la cosa importante è questo. Gomiti piegati, uno, e due, ginocchia a terra. Potete mettere un asciugamano, potete mettere volontà, un cuscino, addirittura potreste stare con le gambe tese a stile militare volendo. Cresci con il prodotto, cresci con l'allenamento. Ok, cambiato. Adesso mi metto in ginocchio e poggio il peso sopra Vibra Power. E vedrai che le braccia stanno lavorando, ok? Proprio mi appoggio sopra, sto vibrando, sto lavorando. Come ti ho detto, volendo potete anche alzarvi come stile militare, ma quello avanzato, no? Giù, teniamo la posizione affinché lui cambia, proprio velocità, questa è una cosa importante. Porto davanti, ci mancano ancora 6 minuti, 6 minuti, ah, sta andando più veloce. Livello 10, giriamo, surf, scendo giù, surf, indietro, avanti, indietro, avanti, come on, indietro, avanti, perché le cose belle è proprio tenere, diciamo, il corpo in movimento sopra Vibra Power per avere il massimo dell'allenamento nel minor tempo. Giriamo giù, sono su questo tallone, e avanti e indietro ancora, avanti, stiamo aspettando che cambi la velocità perché poi cambiamo noi l'esercizio. Cambiato, giù, scendo giù, ginocchio giù, e sono proprio su Vibra Power. Porta gli addominali in avanti, in linea, ok? Non alziamo proprio troppo il sedere. Poggio il mio peso su Vibra Power. Mio peso su Vibra Power. Vai, 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 spingi, 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 spingi. E lo sentirai sulle braccia, sui pettorali, sui tricipiti, ok? Quando cambia, ritorniamo su, ok? E faremo il nostro allenamento sopra Vibra Power. Spingo, spingo, spingo. Ok, cambia. Ok, gambe larghe, scendi giù, ragazzi. Adesso, spingo. Che potete anche farlo fermo, no? Però da fermi lo potete anche fare da soli. Invece con la Jill ti faccio allenare. Ok? Così avete l'opportunità semplicemente di resistere stando fermi, o potenziare con la Jill con il mini squat. Oh, lo senti? Perché quando cambia la velocità, noi dovremo cambiare anche il movimento. Ah, cambiato. Pronti? Lasciamo. Gomiti stretti, scendo giù, gomiti stretti, scendo giù. Resisti, resisti, che è uno scatto di 30 secondi. Bravi ragazzi, dai. Resisti, le braccia si stanno lavorando. Vibra Power sta vibrando per noi. Ci mancano 4 minuti. 4 minuti, dai, dai, dai. Il nostro terzo programma del nostro Vibra Power. Quando cambia e comincia a vibrare più velocemente, cambiamo. No, ecco, cambiato, su. Su ragazzi, su, adesso spingo sui talloni, ok? E uno, e due, e tre, stop, e uno, due, sinistra, uno, due, spingo su, destra, uno, due, su, sinistra, va, uno, due, e destra, va, uno, due, sinistra, come on. Quando cambia la musica, quando cambia la vibrazione, noi scenderemo giù. Cambiato, giù. In ginocchio. Mani belle appoggiate sopra. Mi raccomando, vi consiglio di togliere gli orologi e togliere anche le braccialetti quando lavoriamo con le braccia su Vibra Power. Spingi in avanti, grandi sorrisi, state facendo un bel lavoro per voi. Vai, 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 vai. 3 minuti ci mancano, 3 minuti. Bello? Sarà così, 7 minuti, abbiamo fatto il nostro allenamento. E chi ci corre dietro? Nessuno! Perché stiamo facendo un bel allenamento. Ecco, va veloce. Di nuovo.
scendiamo, divarichiamo a destra le cosce, i piedi, scusami, anche le ginocchia. Andiamo a lavorare un po' sulla nostra interna coscia, che purtroppo le vele ogni tanto decidono e provano di salutarci, andare via, e noi diciamo no, tu devi rimanere qua, allenarti con noi, ok? Ok, su, adesso mantengo la posizione, addominali tesi, senti nell'interno coscia come si sta lavorando, addominali tesi, lo senti dappertutto, è cambiato, giù, spingiamo, un mano solo adesso, facciamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambia braccio, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e quando cambio, è cambiato, su, di nuovo, divarichiamo per la nostra propria interna coscia, scendo, vedi l'attività muscolare, lo sentirete anche forse anche formicolio normale, perché la nostra pedana vibra, power, ci aiuta a attivare proprio microcircolo, il fondamentale, no? Fondamentale microcircolo, continuiamo, oh, si sente lavoro, alziamo poco a poco, aumentiamo il sollecitamento muscolare, cambiato, scendiamo, entrambi le braccia sopra, e io adesso non appoggio le ginocchia, adesso sono proprio appoggiato sulla mia vibra power, gomiti proprio piegati, mai con le braccia tese, ok? E questo, se ti stanchi puoi appoggiare le ginocchia, sì, però se non ti stanchi rimani su perché è ancora più intenso. E la cosa bella è che comincerete a sentire stanchezza muscolare, che vuol dire quanto sta lavorando vibra power per voi. Tornato, io torno su interno coscia perché mi piace molto questa posizione. Lo senti? Wow! Ah, e uno dice, Gil, è possibile in 10 minuti avere i risultati? Sì. E non sono neanche 10 minuti, sono 7 minuti, programma 3. Dai, siamo ultimi 13 secondi. Tieni la posizione. Ci siamo a scatto finale, siamo quasi 7-8 secondi per finire in bellezza. Tieni la posizione, tieni. 2, 1, stop! Wow, e il nostro programma 3 è stato fatto. Bell'allenamento e ti aspetto alla prossima.